La posizione è molto netta. Innanzitutto, diciamo che la giunta Alessandrini, da quando si è insediata, ha avuto momenti caldi. È l'ennesimo assessore con delega al bilancio che viene esautorato, ennesima crisi di maggioranza. Il centrodestra dice chiaramente che oramai il centro-sinistra è alla frutta più totale, siamo alle comiche finali, c'è una maggioranza traballante, devono fare ogni giorno una giravolta per trovare la maggioranza in consiglio comunale e intanto la città è ferma, quindi a danno della città e a danno dei pescaresi. Una città che deve scontare l'aumento della tassazione al massimo, una città che deve scontare tutta l'urbanistica ferma, una città che deve scontare il probabile mercatino dei senegalesi. Quindi io diciamo noi chiaramente che il centro-sinistra in questi 3 anni non ha prodotto nemmeno un atto utile e sta dimostrando il peggio che possa dimostrare un'amministrazione comunale. Tutto questo alla vigilia di un autunno caldo in cui bisognerà votare in consiglio provvedimenti importanti. Ma sì, l'operazione, diciamocela chiaramente, viene fatta per non subire l'ostruzionismo della lista Teodoro, perché noi come centrodestra abbiamo da sempre fatto un ostruzionismo non becero come fece il centrosinistra tra il 2009 e il 2014, ma un ostruzionismo molto responsabile, molto concreto, con idee chiare. E quindi per evitare di impantanarsi sul bilancio, sulla sessione urbanistica, hanno trovato un accordo con una lista che fino a qualche secondo fa ha detto di tutto e di più al sindaco e un sindaco, la sua maggioranza, che ha detto di tutto e di più alla lista Teodoro. Quindi è un matrimonio innaturale, è un matrimonio che porterà sicuramente allo sfaldamento del centro-sinistra e io penso alla ripresa da parte del centrodestra del comune di Pescara. Possiamo dire che è già iniziata di fatto la campagna elettorale a Pescara per le nuove elezioni. Ma campagna elettorale, c'è chi tutti i giorni è sul pezzo, come si suol dire, si impegna, è a fianco dei cittadini, a fianco delle istanze, e chi invece poi si adopera solo negli ultimi giorni. Io penso che, come ho detto prima, che noi, i 3 partiti di centrodestra all'opposizione, hanno da subito accettato la sconfitta nel 2014. Hanno rinsaldato le file e stanno facendo un'opposizione sotto gli occhi di tutti molto responsabile.